Ennesima spaccata nel cuore della notte, ennesimo colpo messo a segno dalla banda delle slot machine. Questa volta però i malviventi hanno modificato il modus operandi. Non hanno portato via velocemente le slot machine per svuotarle con comodo, ma hanno lavorato all'interno del piccolo bar di via Cassino 71, il caffè dello stadio. Dopo aver forzato la saracinesca hanno disattivato l'allarme, che non era collegato alle forze dell'ordine, ed hanno quindi aperto le slot, svuotandole di tutto il contante. Poi hanno aperto il cambiamonete e infine preso il denaro, circa 1500 euro, che la titolare, una giovane donna di origini cinesi, teneva all'interno del locale. Ad accorgersi di ciò che era accaduto è stata proprio Jessie. Questa mattina, quando giunta davanti al caffè, ha notato la saracinesca alzata di mezzo metro e l'insegna luminosa a terra.